Figaro! Figaro! Son qua! Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Abravo Figaro, bravo bravissimo, abravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Salutissimi, Spuntino. Ciao. Oddio, ripensandoci. Allarmi. Pronto intervento, pronto intervento. Polizia, forze dell'ordine, antivelatori e protezione animali. Tradimento, sequestro, omicidio. No, uccellicidio. Spremuta d'aglio, una scorza di pappagallino alla faccia dei più grandi barman. Mi perdoni, ma non è consuetudine di legge che un ingabbiato possa fare almeno una telefonata all'avvocato? No, nel tuo caso credo di no. Gli spuntini pomeridiani non hanno diritti civili, ma io non sono completamente senza cuore. Ti concedo l'ultima sedativa sigaretta. Io non fumo, io smesso. Oh, che brutto modo di morire per un uccello. Non voglio prendere il cancro del becco, no. Oh, i miei polmoni gialli, vedo neri. E ci risiamo. Stop, stop, stop. Torna indietro. Aiutatemi. Che combini? Daniel, quella battuta non è in copione. Perché l'hai aggiunta? Ah, beh, ho pensato di puntualizzare la situazione. Quale situazione? Il fatto che al pappagalletto venga cacciata una sigaretta in bocca è moralmente deprecabile. È un cartone animato, questo non è il solito palloso talk show di salutisti. Lu, milioni di bambini lo vedono, è come servirgli in mano un pacchetto di sigarette e dirgli accendi. Non puoi far dire delle parole a Pagi quando lui non muove il becco. Beh, è fuori campo, è un monologo interiore, forse è la voce di Dio, anzi è meglio. Attori. Ah sì? Vabbè, allora chiediamolo ai tecnici. Trovate moralmente giusto pubblicizzare il fumo per l'infanzia? Giuria plagiata. Processo nullo. Daniel, stammi a sentire, ti prego. Questo cartone costa alla produzione migliaia di dollari. Ora, se vuoi la tua paga, attieniti al testo. E se vuoi fare il Gandhi, fallo nel tempo pagato da qualcun altro. Se tu fai violenza, io non rispondo. Molto divertente. Dove diavolo vai? Ehi, senti, Roberto, che se esci ora, qui non rimetti piede. Non accetto stronzate da te. Bene. Vuoi sapere quanto mi importa? Un pi pi pi, un pi 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 pi, un piffero, Lu. Non chiedermelo. E tu? Ti sei divertita? Ho dipinto un ritratto. Ah sì? Di un grande arcobaleno. Papà! 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 Grazie. Ma avevi detto che non venivi. Sapete, ho staccato prima. Ti hanno licenziato? No, mi sono mandato via. Questioni di principio. Mattori. Ehi, giovanotto, tu va forte, oggi ce l'ha fatta a fare 12 anni. Sì. Ho una bella sorpresina per te. Uno striptease. Ah, oh, ti prego. Due striptease. Oh, ah, che viva. Una festa. Sì. No. Sì. Niente feste. La mamma ha detto che non te le meriti per i votacci. Mamma non può essere a casa prima di 4 ore, vero?
Preparatevi, ragazzi miei, per il regno animale. Si presenta al traguardo con un vantaggio di 3 teste. Lo taglia il premio suo. Ecco fatto. Gli dai la pappa? Questa lo vorrà. Latte! Oh, scusa. Via, show! Via, show! 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 Via, via! Insomma! Miranda Hilar, per favore. So quello che ti prefiggi con questi murali, ma forse se non fossero così grandi. E facciamo le finestre in metallo e non in legno. Certo. Eliminare il tappeto orientale. Proviamo con un tappeto Buisson, che sia più rosa che rosso. Mi piace. Buona idea. È l'hotel Union Square. Ah, questo è migliore. Più artigianato. Una lampada a dirvanark, una sedia a sticli, non farsi sedurre dal cinz. Scusate. Miranda, posso parlarti un minutino? Sì, torno subito. Prego. Torna subito. È buona l'idea di... Ho appena parlato al telefono col signor Stuart Dammeyer. Stuart Dammeyer? Mi ha detto che vi conoscevate. Stuart Dammeyer? Sì, sta investendo milioni di dollari per restaurare la vecchia villa Wellman a Nobile. Mi ha detto che vuole trasformarla in un albergo da 500 dollari per notte. Lo avevo letto. Naviga in ottime acque. Infatti... Ha chiesto in modo particolare di te, Miranda. Davvero? Perciò gli ho detto che lo avresti contattato domattina. Sì, senz'altro. Miss Hilar, il centralino ha in linea una certa Gloria Cheney. Pare che sia molto urgente. Scusami. Gloria? Quella è casa sua? Sì, anche se mi dispiace ammetterlo. Lei saprà che è assolutamente illegale tenere nelle zone residenziali animali da cortile, anche vero? Anche se ne hai sposato uno? Dobbiamo anche rispondere di disturbo della quiete pubblica. Mi creda, risponderò adeguatamente. Ora sono dispiaciutissima, torno subito. Hai mangiato le mie begonie, Dio! Via, ciao! Via di qui, via! Sei già qui? Benvenuta anche tu? Ma che diavolo succede qui dentro, Cristo? Non ti arrabbiare, tesoro. Ascolta, sei tornata un po' più presto. Io avrei messo tutto in ordine prima che tornassi. Gioia, che cosa stai cercando? Attenta, attenta. Cara, sta attenta a quel pony, ha bevuto tanta acqua e... Festa finita. Magnifico! Basta una telefonata e tu rovini la festa di compleanno. Magnifico! Non azzardarti a farmi passare per il mostro di casa. Non ti azzardare! Sì, 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 sì. A te il divertimento e a me quello che ne rimane. Oh, tu hai scelto la carriera, mia cara. Io non ho alternative qui, Daniel. Non ho alternative.
Quando io tento di fare qualcosa di divertente, tu devi sempre fare di più. Io porto a casa una torta e qualche regalo, e allora tu porti a casa un maledetto zoo, e dopo chi deve pulire sono sempre io. Mi dispiace, ma non sono rifiuti tossici, sono solo piatti. Sì, sono solo io a sentire che ci vogliono delle regole qui. Perché devi sempre farmi passare per una guastafeste? No, non sono io che ti ci faccio passare, fai tutto da te, molto spontaneamente. Tu fai in modo, Daniel, che ogni volta... No, io non ti faccio... insomma, apri gli occhi! In fondo tu passi troppo tempo con quei replicanti aziendali che prima disprezzavi! Io passo troppo tempo con te, Daniel! È finita! È finita! Dai, Miranda, senti, abbiamo dei problemi, ma chi non li ha? Potremmo risolverli. Che discorsi fai? È finita? Stiamo tentando di risolverli da oltre 14 anni. Dai, ti prego, Miranda, ascolta. Noi forse abbiamo bisogno di aiuto. Se andassimo da un analista per famiglie, forse insieme la soluzione... È troppo tardi per quello. Beh, facciamo un viaggio insieme con i bambini, come una famiglia. Lascialo perdere il lavoro, tu non sei come sei adesso, tu sei stupenda. Oh, Danny, gli stessi nostri problemi ci aspetterebbero qui al nostro ritorno. Traslochiamo e speriamo che i problemi non ci seguano. Daniel, per favore, non scherzare. Ok. Sì, noi siamo maturati in modo diverso. Non abbiamo più niente in comune. Oh, ma come no? Ci amiamo ancora. Dai, Miranda. Ci amiamo ancora. No. Io voglio divorziare. No. Non possiamo, siamo una famiglia. Mi dispiace tanto. Sì, mamma, mi ha già detto tutto lui. Ci devo parlare? Sì, mamma, ho sentito. Ci voglio parlare, è lì da te, spero. Beh, sì, è qui. Se lo parla con me, no. Sono la sua mamma. Passamelo. Non è proprio dell'umore per parlare. Ma perché? Cos'è? È depresso? Sì, è depresso. Sai, mamma, un matrimonio che finisce. Il mio matrimonio non sta finendo. Gira solo un po' a vuoto. Se ora non si sente, vuol dire che chiamerò più tardi. Figurati se non può fargli bene parlare con me. Mamma, attraversa una fase di rifiuto. Non preoccuparti, ci prendiamo cura noi del tuo bambino. Ciao, Evelyn, grazie per la marmellata. Ma ti pare, te ne mangio ancora. Ah, non lo so. Ah, di quella crema coprente, quando ne arriva ancora? In settimana. No, sentito, mamma, quella... in settimana. Va bene, grazie. Aspetta, basta ora, è un uomo. Tu che ne sai? Puttana. Puttana tua madre. No, mamma, non a te, stavo parlando con la belva. Mamma, senti, c'è gente che ci sta aspettando sul set. Oh, sì, mamma, una vita molto piena. Posti dove andare, faccela restaurare. Sì, mamma, glielo dico. Sta tranquilla, mamma, glielo dico. Sì, mamma, aspetta. Mamma vuole sapere se vuoi trasferirti da lei. Non ci penso neanche. Dice così che ci deve pensare. Chi meglio della sua mamma? Sì, sì, va bene, tanto anch'io. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Ah, senti, lo sai che puoi stare qui da noi per tutto il tempo che vuoi. Grazie. Ma io me la cavo. Insomma, questa è una situazione temporanea. La conosco, Miranda. Vedrai che le passa. Signore e signora Hillard, benché questi procedimenti per la custodia abbiano sempre teso a favorire la madre, ci rendiamo anche conto che forse ora più di sempre non è nel migliore interesse della prole privarla di un padre che chiaramente le è molto attaccato. Comunque, dato che attualmente il signor Hillard non ha nessun domicilio e nessun lavoro stabile, questa corte delibera di concedere la completa custodia alla signora Hillard. Congratulazioni. No. Il signor Hillard avrà diritto di visita ai figli ogni sabato. Faccia qualcosa. Ma ha già preso la decisione. Beh, non si usa dire cose tipo mi oppongo o che so io. Vostro onore, la prego,
Dico, ogni sabato è un giorno alla settimana. Non è sufficiente. Io devo stare con i miei bambini. È fuori discussione, davvero. Insomma, io devo stare con loro, signore, la prego. A lei può sembrare tanto, ma a me non basta, davvero. Non mi sono allontanato da loro mai per più di un giorno, fin da quando sono nati. Signor Hillard, vorrei aggiungere che questa delibera è solo temporanea. Darò incarico a un assistente sociale di sorvegliare il suo caso e riapriremo questo procedimento tra 90 giorni. Le do 3 mesi di tempo, signor Hillard. Grazie. 3 mesi per trovare un lavoro, conservarlo e crearsi una casa confortevole. Se darà prova di avere tali possibilità, io contemplerò una soluzione di custodia congiunta quando ci riuniremo. Ci aggiorniamo. Beh, si intravede un po' di luce alla fine del tunnel, eh? Ho preso tutto. È colpa mia, papà. Oddio, no. Ma come ti viene in mente? Non avrei mai voluto compiere gli anni. Non sarebbe successo. Sì, invece. Questo guaio era in lista d'attesa, ok? Tu non hai fatto niente di male, capito? Dammi il 5, campione. Ehi. Ora sei tu l'uomo di casa. Sei ordinato. Non può andartene ora. Devo, tesoro. Siamo arrivati a metà della tela di Carlotta. E ora chi ce lo finisce? Beh, ve lo finirà la nonna. Non lo sa fare. Lei continua a saltare le pagine e non sa neanche fare le voci. E poi è un brutto odore, papà. Quella è la formaldeide. Per questo la nonna è così ben conservata. Ehi, vieni qui. Oh, in fondo che cambia? Il sabato ci rifaremo degli altri giorni, ok? Ti voglio bene. Anch'io, tesoro. Mi mancherai. Vedrai, sabato arriva presto. Ci mancherai tanto. Anche voi. No, papà. Stalle dietro, eh. Ok. Ciao, ciao. Ehi. Grazie, agente di custodia. Ciao, papà. Io, per incarico della corte, dovrò verificare 2 cose. Il suo ambiente domiciliare... Veramente è più un habitat. Io passerò da lei tutti i lunedì e tutti i venerdì sera per l'ispezione. Le cucinerò un pollo arrosto. E naturalmente c'è la questione lavoro. Questo è l'ufficio di collocamento più vicino. Mi sono presa la libertà di fissarle un appuntamento. Grazie. A proposito... Ha qualche particolare capacità? Oh, sì, certo. Io faccio le voci. Cosa intende dire con faccio le voci? Bella signora, io faccio voci, faccio. Sì! Cercavamo sulla Terra una vita intelligente. Ops, abbiamo sbagliato. Io vengo di Iran. Voglio permesso in camera di soggiorno. Ti voglio mostruosamente. Mi piacciono i poliziotti perché amano tanto sbatterti dentro. Ma sia scarsa la foga, ci mettessi scarpe di cemento. Maschilista io le amo le donne. L'unica cosa che mi sorprende è che non fanno le uova. Io il mondo brucerai per te. La religione è una cosa seria, se no che senso avrebbe? Tu preferisci montare i cavalli, io preferisco montarmi le vacche. Tu godi con Cojona, io godo con Marco. Figaro. E sono Mimo, agonia di un rutto. Oh. Signor Hillard, lei si considera molto divertente? Sì, lo credevo. C'era un tempo che io mi trovavo divertente,
Però oggi lei mi ha aperto gli occhi. Grazie. Senta, per dirle in due parole, io ho bisogno di stare con i miei figli e farò di tutto per riuscirci. Mi dica lei cosa devo fare. Mi scusi, sì? Lei è Tony? Eccomi. Salve, sono Daniel Hillard, l'attore. Venga con me. Ah, pellicola. Presenterò i film che vanno in onda? Non esattamente. E che faccio? Beh, prendi tutte queste scatole, le incassi e le spedisci. Poi incassi quelle laggiù e le spedisci. Poi ne entreranno delle altre. Incassi anche quelle e le spedisci. Qualche domanda? Dopo incassate? Vanno spedite. Buon lavoro, spiritoso. Mi sono fatto un amico. Prego. Miranda. Stew! Ciao, Miranda. È passato di tempo, eh? Sì. Sì. Il signor Dammeyer è passato per vedere i tuoi disegni. Vogliamo trasferirci in sala riunioni? Ora, come probabilmente saprai già, l'edificio fu costruito nel 1876. Ecco, questi disegni obbediscono al tuo desiderio di restauro totale. Sei più carina che mai. L'atrio dovrà somigliare a una sala musica e si dovrà ispirare prevalentemente allo stile impero. Io pensavo a un pianoforte a coda del XVII secolo. Sai che ho seguito la tua carriera sulla stampa tecnica in questi ultimi due anni? Un divano con nappe, tappezzeria olandese, un tavolo Regency con decorazioni in bronzo e... Io vorrei che tornassimo amici. A recuperare. Orologi da caminetto, poltrone imbottite e frangiate, tende pesanti, sai? Possiamo parlare... A cena fuori, magari. Oh, Stu, grazie. Io sono l'indomani di un divorzio. Il fallimento di un matrimonio. Oh, Miranda, mi dispiace. No, niente frasi di circostanza. No, davvero, insomma, io non ho serbato nessun rancore, niente del genere. Io, ecco, beh, ho sempre sperato che fossi felice. Oddio, questo è molto bello. Solo mi preoccupava venire qui. Io temevo che non accettassi il lavoro. Oh, no, certo che no. Sono una professionista, io. Mi ha lusingato che tu abbia scelto me dopo tutti questi anni. Non lo credevo possibile. Non lo credevi? Beh, è acqua passata. Sì. Sì. Sono in ritardo, ho una riunione in banca. Oh! Ok, forse... Possiamo parlare verso fine settimana? Certo. Bene. Ti ho rivisto con gioia. Più. Buono, eh? Lo so, la casa per adesso non è granché, ma... ma si farà. Che ne dite? Carina. È ok. Detestabile. Ehi, dammi un po' di tempo. Mi va un po' stretto il nuovo stile di vita. Anche a noi. Lo so che è dura, amore. Ma non basta che chiedi scusa a mamma. Vorrei riuscirci. Ma i problemi dei grandi, capisci, sono un po' più complicati. Come sta il sergente di ferro? La mamma. Sta bene. Oh, mi fa tanto piacere. Non vorrei mai che si buscasse una dissenteria medica.
o il morbillo. Che cos'è la dissenteria amebica? È una specie di infezione che viene alla pancia, che dà la diarrea in eterno. Dalla diarrea in eterno? No, sì, basta. Ti si asciuga il corpo e muori. No. E si muore? Non devi essere così esplicito con lei. L'ho letto su un libro di scienze. Perché vuoi che la mammina muoia? Oh, amore, non voglio che la mammina muoia. E perché hai detto della diarrea? Senti, papà, non ti dai abbastanza da fare. Veniamo qui solo una volta alla settimana. Non è moltissimo. Hai ragione. Mi dispiace. Io farò di più. Nathalie, io farò buoni pensieri. Sulla mammina? Oh, tenterò. Con tutte le forze. E la chiamerai principessa? Oh, sì, sì. Già adesso mi sento un po' rospo. È arrivata mamma. No, non può essere, con un'ora d'anticipo. Su, Nati, bisogna andare. No, 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 andiamo, seduti, seduti. Seduti! Non dovete correre appena lei suona il clacson. Sono le mie ore queste, non può. Siete anche figli miei, porca zozza. Su, su, ehi. Ciao. Oh, Daniel. Deliziosa. Grazie, Miranda. È stata una ricerca sul tema campo profughi, sai, sul tipo abbandono della terra madre. Ma tu, piuttosto, in tema balla coi lupi, deliziosa Miss, qual è il tuo nome indiano? Rovo d'acciaio? Sono pronti i miei ragazzi? No, i nostri ragazzi ancora no, cara. Perché tu sei in anticipo di un'ora e me l'hai portati con un'ora di ritardo. Daniel, mi dispiace tanto, ma non ho tempo adesso, va bene? Io devo andare in banca e al market. E inoltre devo passare al giornale per mettere un annuncio. Un annuncio? Oh, fai uno di quegli annunci personali tipo Didi divorziata, cerca surrogante con BMW ordinatissimo? Io devo fare un annuncio per una governante. Oh, governante? A che ti serve una governante? Ho bisogno di qualcuno che stia in casa quando i bambini tornano da scuola, che pulisca, che faccia un po' da mangiare. Quanto hai intenzione di pagarla? $300 la settimana, va bene? 300? Oh. Posso vedere l'annuncio? Miranda, fammi vedere l'annuncio. Va bene. Ne ho diritto, come padre. Va bene, eccolo. C'è altro che vuoi vedere? È un'offerta? È finito il tempo delle offerte. Cos'è cambiato? Tutto bene? Sì, sì. Mammina, tutto bene. Senti, Miranda, perché non dai a me la cura dei bambini? Io li vado a prendere a scuola, li tengo con me per un paio d'ore e poi li porto a casa tua dopo il lavoro. Sì, oh, sarebbe fantastico. Prego, senti, questa è la voce del popolo. Ci devo riflettere. Noi siamo anche i suoi figli, porca zozza. Oh, i bambini che cosa non dicono? Grazie a te. Ci sono altre soavi espressioni che vuoi insegnare alla nostra piccolina, Daniel. Oh, su, mettetevi i soprabiti, svelti. Metteteveli e andiamocene via di qui. Vi direi di andare a lavarvi le mani prima di uscire, ma preferisco non immaginare che c'è in quel bagno. Svelti. Spero che non abbiate avuto molto appetito. Su, non dimenticate niente perché io non vorrei tornare. Forza, andiamo. A sabato, ciao. Salutate ciao. Vostro padre. Ciao, stai bene. Ciao, ciao. Ciao, papà. È già l'annuncio. Scusa, la mia borsa. Sì, è meglio. Pronto? Chiama per l'annuncio? Mi scusi, lei dove ha lavorato prima? Ero con una band, ero con i Gommaterra. Una band? Voglio sapere soltanto una cosa. I suoi bambini sono ben educati o hanno bisogno di qualche leggera sberla di tanto in tanto? Vuole lasciarmi il suo numero, per favore? Io, mio nome è Ilse Himmelmann e io voglio conoscere quanti bambini che lei ha. Ho due femmine e un maschio. Oh, un maschio!
Io non lavoro con maschi perché io sono stato maschio. Pronto? Ah! Leila! Aslam! Ascensat per al Quran! Pronta. Io sto lavorando. Parla la nostra lingua. Io sto lavorando. Abbiamo già provveduto, mi dispiace. È un incubo. E adesso andiamo a meta. Pronto? Hello? Io telefono in merito all'annuncio che ho letto sul giornale. Sì. Beh, la prego, vorrebbe dirmi qualcosina di lei. Oh, certamente, cara. Negli ultimi 15 anni ho lavorato per la famiglia Smythe di Holborn, in Inghilterra. Smythe, non Smith, cara. E per loro facevo pulizie domestiche, cucinavo e avevo cura dei loro 4 splendidi bambini. Oh, mi ero tanto attaccata a loro dopo 15 anni, ma sono cresciuti consuetudine infantile. Oh, mi scusi, mi sto dilungando troppo. Mi dica lei qualcosa dei suoi piccoli? Noi, io ho 2 femmine. 2 gemme, indubbiamente la luce dei suoi occhi. E anche un maschio. Oh, il piccolo principe, che meraviglia. Devo dirle che si richiederà un po' di cucina leggera, semplice. Oh, nessun problema, faccio anche l'elaborata. Però io ho una regola, loro avranno solo dei cibi nutrienti con me. E se su questo non si fosse d'accordo, o sono cibi sani o pancini vuoti. È la mia regola, spero che per lei non sia troppo severa. No, le dispiace venire per conoscerci, diciamo, lunedì sera alle 7:30? Oh, volentieri, cara. Magnifico. Io abito al 26-40 di Steiner Street. Steiner? Oh, zona incantevole. Mi può dire il suo nome? Il mio nome? Sì. Non gliel'avevo detto, cara? No. Oh... Doubtfire. Ha detto scusi? Doubtfire, cara. Mrs. Doubtfire. Sono ansiosa di conoscerla. Oh, ma che gentile, anch'io tanto. A presto. Au revoir. Si va in scena. Daniel, ciao. Potete farmi donna? Oh, caro, che felicità! Vieni. Sì. Sapevo che avresti capito. Non guaire, rilassati. Sei sicuro? Ricorda, chi bella vuole apparire, okay. Ora un bel respiro profondo. Lifting istantaneo. Oh. Beh, non si vedranno mai quei fili sotto la parrucca. Questo al mattino ha già una barba da pomeriggio e ti preoccupi per i fili. Va bene, andiamo col trucco. Non faccio cerette. Tranquillo, è una stuccatura leggera. Mi sento tanto Gloria Swanson. Sembri più sua madre. Sono pronta per il primo piano, signore DeMille. Ok, bambine. Ora pregare. Io spero che usa il rojo vivo perché è l'unico colore de amor. Sintona alle labbra. Oh, bendito. Sabe, io me siento favolosa porque tengo un hermoso cubano. Ogni noche è una baia de dos porcos. Non mento con usted, con lui es un sueño. Io non so se esto spaventerà los niños. Io non so, esto è eccessivo por ellos. Io passerei al livello successivo. Lattice. Oh, forse fascino troppo, slavo. Non so se piccolo bambino di Nuova Russia credi in Befana. No, 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 questo li spaventerebbe a morte, meglio di no. Sì, lo so, questo non funziona, ma sta tranquillo, procedo per tentativi e sei mio fratello. Io non ti farei mai trovare nell'imbarazzo. Dio ti benedica. Dovremmo fare tutta la faccia. Ma tu vuoi io rinuncia di questo bel nasino? Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Non funziona, direi più vecchia. Più vecchia come una Shelley Winters o più vecchia come una Shirley MacLaine? Che differenza c'è?
un po' di scotch e di tintura rossa. E come Joan Collins, no? Non credo che ne avrei la forza. Va bene. Ma avrei del gesso. Lucky be a lady tonight. Lucky be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see how nice a dame you can be. Treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. Luck be a lady. Ci avviciniamo. Un altro passetto e sarai nostra mamma. Proprio schifo. È la cosa più vomitatevole che ho mai visto. È orribile. E le impronte? Avete esaminato le impronte? Ma che cos'è? Spegni subito. Vedi, tutti di là a conoscere con me questa signora. Dovrete essere educati con lei, poi mi date un parere. Ecco, restate in piedi qui e mi aiutate a decidere. Buonasera. La signora Hiller, presumo? Sì, sono io, Miranda Hiller. Ifigenia Doubtfire. Oh, sì. Si accomodi, la prego. Grazie, cara. E questi devono essere i cherubini? Sì. E questa è Natalie. Oh, ciao, Natalie. Si è data l'antipulci, signora. Oh, Nati. Oh, niente, cara, non c'è offesa. Forse ho ceduto un po' col profumo. Oh. Alla mia età, cara, è come per un buon formaggio. La qualità è data dalla fragranza. Ammiro certa franchezza, Natalie. È una nobile qualità, non la perdere mai. Perché spesso scompare con l'età o entrando in politica. Ma guardi che visino. Sai che mi ricordi Stuart Little? Una delle più ragguardevoli creature di tutta la letteratura. Lo conosci il libro, Stuart Little? Sì, è uno dei miei preferiti. Oh, davvero? Avrò il piacere di leggertelo, se avrò il posto. Oh, sarebbe meraviglioso. Certo, e questo robusto giovanotto? Lui è Chris. Ciao, Christopher. Ciao. Però sei grossa come signora, potresti giocare coi 49ers. Io sono stata una punta, ma quello era football europeo, caro. Calcio? Sì, giochi a calcio anche tu? Sì. Oh, ma è stupefacente. Sì, io ero capitano della squadra femminile. Vincemmo 3 campionati universitari. Oh, si parla di qualche decennio fa. Però allora ero molto più disciplinata. Io mettevo sempre il mio studio prima dell'atletica. Per voi certo sarà lo stesso. Sono sicura che avete già fatto i vostri compiti. No, veramente no. Davvero? Oh, che peccato. Perché i giovani che non finiscono i compiti spesso poi rinunciano a più interessanti attività. E la signorina? Questa è Lydia. Ciao, Lydia. Non è giusto, mamma. E poi a che ci serve una governante? Ah, ci mancava questa adesso. Senti, perché non può farlo papà? Scusa, cara, ma non credo sia confacente discutere con tua madre davanti ad un'estranea e non dispiacerti se te lo dico. È solo che non vedo perché non possiamo stare di più con papà. Forse ha ragione, cara. Forse il loro papà sarebbe una presenza più appropriata. Non sono affatto d'accordo. Tesoro, senti, non è colpa mia. Se lui trovasse un lavoro e un appartamento decente. Perché, vede, lui è il genere di persona che... Mi scusi, cara. Sono sicura che lei di solito invita i bambini ad uscire dalla stanza prima di parlare male del padre. Se lo facessi potrei non rivederli mai più. Mi scusi. Di niente. Ha ragione. Niente di grave. Ha assolutamente ragione. Non sono un analista, giudico da quello che vedo. Sì. Perché voi non andate di sopra? Vi raggiungo tra un minuto. È stato un grande piacere. Anche per me. Anche per te, Lydia. Ho una viva
vivacissima triade. Sì. Specie quella Lidia, un po' pungente con lei. Ah, sì, lo so. Sono in polemica con me ultimamente. Forse per il divorzio. Come ha saputo? Ma si avverte, cara, da come Lidia parla di suo padre. Davvero? Non credo che sia andato in marina dal modo in cui ne parla. È come se fosse abituata ad averlo sempre accanto. Sì. Triste se si pensa. Gradirebbe una tazza di tè? Ben volentieri. Allora di qua, venga. Cielo, che casa incantevole. E l'ha arredata tutta da sé? Sì, certo. Trasuda buon gusto. E guarda che amore di cucina. Grazie. Questo è il mio curriculum. Oh, grazie. Le preparo il tè? Oh no, cara, permetta che lo faccia io. Avrà avuto una giornata. Lei si metta comoda su quello sgabello e lasci il tè a me. Grazie. Davvero molto gentile. Oh, per così poco. Oh, che magnifico curriculum. Oh, grazie, cara. Esperta in pronto soccorso e rianimazione. E nella manovra di Heimlich. Non si è mai abbastanza preparate quando si hanno dei piccoli intorno, sa? Perché ingeriscono di tutto. Devi essere pronta a farglielo espellere. Vediamo. Oh, com'è perfettamente organizzato questo scomparto. Ma guardate, ogni cosa al suo posto e la sua etichetta. Che precisione. Incantevole. Il mio ex marito non l'ha mai apprezzata. Povero stolto. Non è per questo che ha divorziato da lui, eh? No. Che tristezza. Il matrimonio può essere una tale benedizione. Anche il divorzio. Oh. Daniel, è molto difficile conviverci. Ma i ragazzi sono pazzi di lui. Non occorre essere una sensitiva per percepirlo. Lei certamente sa come muoversi in cucina. Oh, è solo perché qui tutto è così accessibile. Oh. L'ha concepita lei? Mi stupisce che qui non ci sia la targhetta cucchiai. Eppure lei mi ricorda qualcuno. Davvero? Chi? Che strano, mi sembra di conoscerla da anni. E forse ci saremmo conosciute in un'altra vita. Quanto vorrei che venisse a lavorare qui da noi. Anch'io, tanto. Sarebbe bello. Sarebbe un onore. Alla nostra. Alla nostra. All'inizio di un proficuo rapporto di lavoro. Buonasera, caro. Buonasera, signora. Notte fredda, non è vero? Sì, infatti. Spero tanto che a casa l'aspetti qualcosa di caldo. Trovo quel maledetto misogino che ha inventato i tacchi alti, lo strozzo. Oddio. Ma guarda se... Mi scusi? Oh, signora Sellner! Ci conosciamo? No, ma Daniel mi ha raccontato tutto di lei. Sono sua sorella. La sorella molto maggiore. Ha i suoi occhi, infatti. Oh, Daniel non è un donatore di organi. Il signor Hiller è in casa, ho un appuntamento. Davvero? Oh, meraviglioso. Beh, lasci che vada su a chiamarlo e scenderà subito. Io salgo con lei. No. Sì? Perché? Perché tutti i lunedì e i venerdì sera ho un appuntamento con il signor Hiller per controllare l'appartamento. Ah, sì, mi ricordo che mi ha detto qualcosa del genere. Sicura di voler salire, cara? Sono tre piani e le scale sono ripide. Beh, se riesce a farle lei. Ah, beh, sì, lei ha il cuore forte. Cuore perfetto. Oh, bene, io non volevo rimorsi, sa.
dannata porta. Entri, cara, la prego. Mi scusi, questa... Eccoci, la dimora di Daniel. Via, qua. Sono un ospite disordinata. Bene, come fosse a casa sua, torno subito. Ah, lui torna subito, vado a chiamarlo. Non abbia paura, io resto in casa, stia tranquilla. Danny! Danny, amore, dove sei? Oh, eccolo qui, cara, l'ho trovato. Danny, Danny, c'è la signora Sellner qui che ti vuole. Oh, è arrivata! Sì, cara, è qui. Oh, signora Sellner, sono uscito ora dalla doccia. Vedrà, sarà molto soddisfatta di me. Ho operato dei cambiamenti molto importanti e sto diventando un uomo nuovo e un padre modello. Adesso viene, si sta rivestendo. Sì, voglio aggiornarla su certi cambiamenti della mia carriera. Ci sono stati due grossi sviluppi. Finalmente ho dei giusti riconoscimenti. Le cose vanno veramente prendendo forma e io sto letteralmente sbocciando. Avevo avuto un periodo escrementizio, ma ora sono in gran forma. Io sono padrone di me stesso ora. Oh, sì. Finalmente ho sotto i denti un buon lavoro. Vengo subito, signora Sellner. Che bello. Ora non dovrò più salvare la faccia, signora Sellner. Signora Sellner, come sta? È sempre una gioia. Se voleva del formaggio, perché non ce l'ha detto? Sarà felice di sapere che ora ho ben due lavori. Uno con una rete televisiva pedagogica, pesante responsabilità. E il secondo lavoro? Pulisco le case, non la mia. Oh, sorellona. Sua sorella è inglese? Metà inglese e metà americana. Metà sorella, veramente. Per questo è per un ottavo inglese. Almeno credo, la matematica non è il mio forte. Vede, mio padre era americano. Lui volò per gli inglesi durante la guerra. Era a Londra e conobbe una bella donna inglese. E mia sorella fu il frutto della passione. È di mia sorella, non suo. Vede, non è una brava casalinga, ma sa fare un tè inglese veramente leggendario. Davvero? Sì. Quanto gradirei una tazza di buon tè inglese. Oh, ma allora per tutti. Vado a dirglielo. Sorellina? Senti. Sorellina, sei qui? Oddio, ci mancava anche il tè. Oh, ma è malato! Mamma! Oh, no! Devo riprenderlo! Oh, il pazzo di Psycho! Sila? Sì, cara? Io ci metto lo zucchero nel tè. Oh, il suo tè! Oh, sì, sì, arrivo subito con il suo tè! Ma certamente, cara, lo zucchero! Una zolletta o due, cara? Due? Tè, zucchero, acqua calda! Ah, è bollente! È già in viaggio, cara! Arrivo subito con il suo tè! Le posso dare una mano? Oh, no, cara! Non mi serve una mano! Mi serve una faccia! Una faccia mi serve! È sicura? Oh, sicurissima! Sicurissima! Oh. No, non sono musulmana! Una faccia, una faccia... Missila? L'acqua sta bollendo! Hello! Oh, mi scusi, l'ho spaventata. Devo sembrare un oiete così conciata.
È la mia meringa mask per la notte. Parte del mio regime di bellezza. Si compone soprattutto di chiara d'uovo, di panna, zucchero in polvere, vaniglia e di un tocco di allume. Oh, ecco fatto, caro. Oh, ho visto. Ha ora il suo zucchero e anche la sua panna. Adesso è davvero una tazza di tè. Una goccia o due, forse ne vuole un'altra. Oh, ecco fatto. Come vede, non posso restare, cara. Mi sciolgo come un cono gelato nel Sahara. Oh, Dio, ho visto un'altra. Ora le chiamo Daniel, va bene? Sarò subito da lei. Aspetti, Danny! Sì, sorellina! È stato un piacere conoscerla. Anche per me. Piccolo incidente. Devi stare attento con questa perché è una signora d'età. Va bene. Perché non sono nato figlio unico. Di pelo, che cosa dovrei farne? Beh, Alan si chiedeva se per caso... Non ne vuoi una? Potresti fare una pelliccia per tuo moglie. Raccogli. Su, raccogli, raccogli. Avanti, tutti e tre. È ora di allargare le vostre menti. È l'ora dei compiti, va bene? Sì, ma... Ma certo, dopo Dick Van Dyke. Macmillan sono una famiglia di scotagnati. No. Adesso. No. Ma capo, io non... Noi guardiamo sempre Dick Van Dyke. Figurati, di che ti preoccupi? È calma anche la mano. Davvero? Beh, adesso non più. La sola cosa che guarderete sarà scuola educazione. Ora, io so che voi andavate un poco a vele sciolte, ma io navigo su tutt'altra imbarcazione. E dalle 3 alle 7 ho io il comando. E quando ho io il comando c'è un orario da rispettare. E quelli che non lo rispetteranno saranno puniti. Puniti? Mente. Non ci punirebbe mai. Non mi contraddite. Non è giusto. Sta zitta, Lidia. Sì, è grazie a te questo. Oh, i miei 3 soldi di cacio. Sbaglio o avverto dissensi nella ciurma? Vogliamo fare i compiti o continuiamo con il lavoro manuale? No, tutto tranne questo. Bene, allora di sopra, piccoli spazzanarici. Su, volate avanti a me. Il cuore oltre l'ostacolo. A spremere i vostri neuroni. Ad allargare i vostri crani. Mi manca papà. Anche a me. A me piùissimo. Sono qui, ragazzi. In qualche maniera. Oh, vediamo. Ok, un pizzico di basilico. Oh! Accidenti! Oddio, scoppierà! Ragazzi, piano!
miseria, calmati! Calmati! Ehi! Shh, come va? Mio Dio, è impazzita! Oddio! Questa olandese puzza di gomma bruciata. Oddio, che caldo qui! Ah! 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 Ti aiuto! Ah! Ah! Aiuto! Aiuto! Ah! Ah! Oh! Oh, guarda qui, sono donna da un giorno e ho già le vampate. Ecco la sua ordinazione. Bravo. Allora, 125 e 27. 125 e 25. Certo che... E 27 cents. E 27 cents. Sono 4 cene. 4. $20 per l'urgenza. L'urgenza? Non è che ti ho visto arrivare in jet. Ecco. E sono 140. Hai il resto? No. Mi dispiace. Ti avrei giurato. Va bene, grazie infinite. Sopra a fare i compiti. La signora Doubtfire naviga così. Oh, sì, eh? Avete già fatto i compiti. Fantastico. Ciao. Ciao, tesoro. Mamma mia, questa casa, che meraviglia, tutta un detersivo. Oh. Bello. La cena è servita, madame. Oh, è straordinario. Mrs. Doubtfire. Cara, torna subito dentro, rischi di congelarti. Senta, voglio scusarmi per essere stata scortese oggi. Oh, cara, non serve. No, volevo dirle che mi dispiace tanto. È che sono ancora così stravolta, sa, per quello... Lo siamo tutti, mia cara. Cosa? Io comprendo il dispiacere che avete avuto. Beh, e io volevo anche ringraziarla. Di che cosa? Di fare tanto contenta la mamma. Oh! Non era di così buon umore da quando... Neanche mi ricordo da quando. Da tantissimo tempo. Davvero? Sì. Beh, adesso io rientro, fa freddo qui fuori. Va. Ok, grazie. Di niente. Ciao. Ciao. Grazie. Oh, la bella signora, è un vero piacere rivederla. Una gioia, come al solito. A me piace quel tocco mediterraneo nelle donne. È sano,
naturale. Proprio come Dio va fatto. Gettò lo stampo quando fece me, cara. Mi fece molto speciale. Altro che... Benedetto. Ti senti cotta? E lei lo baciò per ringraziarlo. Oh, era qua giù? Chiese al signor Little, sempre curioso di conoscere luoghi dove non era mai stato. Era davvero felice di parlare con lui. C'è l'amante focoso. Bella macchina ha il nostro Don Giovanni. Ma tu guarda a volte le disgrazie. Eravamo al secondo anno, ok? Vostra madre doveva disegnare un bel carro allegorico. Comunque io non sapevo come l'avrebbe... La baciai e buonanotte. Ma non ero tanto piccola, questa è la foto. Quegli elastici che partivano dappertutto, che arrivavano in faccia. Ma come faccio? Come nello sguardo. Se questo non è un delizioso quadretto. Oh, Mrs. Doubtfire. Miranda, che piacevole sorpresa trovarla in casa così presto, cara. E chi è questo gentleman in visita? Le presento Stuart. Voleva tanto conoscere i bambini. Oh, davvero? Ah, questa deve essere la famosa Mrs. Doubtfire. È un piacere conoscerla. Sì, beh, vede, Miranda è entusiasta di lei. Strano, di lei non mi ha mai parlato. No? No. Ah, beh, le ripeto, è un piacere. Anche mio? Sì. Io ho una casa a Londra, sono nato là. Di che parte d'Inghilterra è lei? Di qua e là, caro. Oh, di un po' dappertutto. Ah, sì. L'accento lo ha un tantino perduto. Come lei la sua tintarella. Oh, senta, caro, chissà che non possa aiutarmi. Ho trovato questo fuori. Sì, questo è della mia Mercedes. Oh, della sua Mercedes, caro. Oh, è sua quella bella costosissima auto, caro. Oddio, dicono che un uomo acquisti auto così grosse nel tentativo di compensare la pochezza dei suoi genitali. Ma non è il suo caso, perché lei è un ragazzo ben piazzato, sì. No? È stato un piacere. Da me condiviso. Mrs. Doubtfire, potrei parlarle solo un momento? Oh, sì, certamente. Potrebbe trattenersi fino a tardi questa sera, dovrei uscire con Stu. Stu?
Io spero che non stia per stupido. Ce ne guardi, signore. Oh, no, è solo il diminutivo di Stewart. Sì, davvero? Sì, è nostro cliente. È un amico. Mm-hmm. Era un amico. È un amico. E non so più che cosa sta succedendo. Ma che c'è, cara? Si rilassa. Ma che è favoloso. Più o meno, cara, se a lei piace quel genere di affumicato, personalmente li preferisco bassi, pelosi e buffi. Beh, lui vuole solo che usciamo per un drink. Insomma, mi sembra alquanto innocuo, no? Oh, decisamente no, cara, perché gli uomini hanno sempre secondi fini. Ma si va per lavoro soprattutto. Starò seduta bevendo una minerale e vedremo dei bellissimi campioni di storia. Cara Miranda, si svegli e prenda anche un bel caffè forte. Non vede la libidine negli occhi di costui. È troppo presto, cara, mi ascolti. Grandissimo. Oh, cielo, dia al suo divorzio un po' di tempo, cara. Lasci che si raffreddino le lenzuola prima di far entrare qualcun altro nel suo letto. Mrs. Doubtfire, le posso fare una domanda? Oh, ma sicuro, cara. Quanto tempo dopo la scomparsa di suo marito, il signor Winston, sì, lei ha sentito il desiderio di... Mai. Mai. Mai più. Mai più. Una volta che il padre delle tue creature è uscito dalla scena, l'unica soluzione è la totale castità, vita natural durante. Totale castità? Sì. E se lei viola quella, che il signore la perdoni. Auguri. Grazie. Preponderance. P-R-E-P-O-N-D-E-R-A-N-C-E. Brava. Discriminate. D-I-S-C-R-I-M. I-N-A-T-E. Oh, bravissima. Vuoi scusarmi un attimo, cara? La natura chiama. Corro. Va avanti che torno subito. Ok. Oh mio Dio! Chris, aspetta! Lidia, presto, chiamiamolo polizia! Cosa? Chiamiamolo polizia, cosa? Presto! Perché? Mrs. Doubtfire, lei è un lui! Lui è una lei! Larry, che dici? No! Lei è mezzo uomo e mezzo donna! Cosa? Sì, te lo giuro! Aspettate, ragazzi, ora calmatevi! Fermo! State calmi, vi prego! Non te la tiro! Nelle palle! Sì. Ma ce l'ha? Ha tutto l'impianto! Va bene, ora ascoltatemi. Io non sono quello che credete. E cacchio, no! Ehi, linguaggio, giovanotto! Oh mio Dio. Papà. Sì. Papà. Sì, tesoro. Non ti piace portare quella roba addosso, vero papà? Beh, sì, a volte è comodo. No, no, diciamolo, è una spina nel culo di poliestere. Non è certo una qualità di vita, è solo un lavoro. Io non vado nei bar delle tardone o simili dopo il lavoro, dico. Ecco, è il solo modo di potervi vedere ogni giorno. E chi ti ha fatto così? Zio Frank e zia Jack. Oh. E sei tu là dentro? Sì. È solo una maschera. Sono scafandrato, non ho fatto nessuna operazione o altro. Hai fatto bene? Sì. Ciao. Ciao. Oh. Scusa per lo spavento. Vieni qui, Chris. No, no, sì, ok. Ho capito. È solo che non ho voglia di abbracciarti. Ancora no. È giusto. È da maschio. Sì. Ora che lo sapete, non ditelo a mamma, ok? Perché se lo scopre, potrò vedervi solo attraverso un cristallo, ok? Ok. E non ditelo a Nati, o addio copertura. Così dovete giurarmi, è tra noi, va bene? Lo giuri? Sì. Ok? Ok. Va bene, è il nostro segreto. La maggior parte dei dinosauri erano erbivori.
Ma questo tirannosauro Rex è un carnivoro. Se simili a rettili, saurischi. Saurischi. E se simili a uccelli, ornitischi. E ora noi insieme andremo dove nessun essere umano è mai stato. Oh no! E ricordiamo che la comparsa dell'uomo è avvenuta... Ma qual è il dinosauro? ...miliardo di anni dopo. Quello che parla, credo. No, sbaglia, sono tutti estinti. Vogliamo fare un confronto fra i saurischi e gli ornitischi. Ancora sottopongono i bambini a questa roba. È una follia. È necessaria una premessa. Ci vorrebbe un avviso. Se i vostri figli crollano durante lo show, niente paura, è sonno. È incredibile. Con noi già dormivo io da bambino. È preistorico, è di piombo. Rispetto a lui il Dalai Lama diventa Mick Jagger. È una follia. Ma chi è quell'idiota che lo manda in onda da 25 anni? Io. Occorre però distinguere fra Jonathan Lundy. Jonathan Lundy, direttore generale e proprietario. Io Daniel Hillard, ex dipendente. Ah, può darsi. Questa è bella. Senta, non è per criticare, è solo che sa, qualche volta ho una specie di deformazione. Lei critichi quello che vuole. Quello è un disastro. Oh, no. No, ma... io lo cancello, mi declassa la fascia pomeridiana. Andiamo. Ha chiuso con me. Sa che deve fare? Cosa? Magari, ecco, ripartire da zero, dare una specie di... Forse un numero musicale. Immagini i piccoli tirannosauri che escono cantando... Hillard, sì, Tony. Porta il culo sul camion. Quel carico deve essere alle 6 sul volo per Los Angeles, okay, è chiaro? Tony, questo è il signor Lundy. Molto lieto. Sapeva chi sono. Eh sì. Ha mai desiderato bloccare come un fotogramma un istante della sua giornata? Di guardarlo e dire, questa non è la mia vita? Miranda, perché a casa in anticipo? Avevo un appuntamento con... Oh, grazie. Per così poco? Con l'assistente sociale del tribunale. Oh. Non riesco a crederci. Ma cosa, cara? Beh, dice che Daniel ora convive con una donna che pretende di essere sua sorella. Le ho detto che lui non ha nessuna sorella. Oh, l'assistente sociale forse ha sbagliato. È facile, per deformazione professionale. Oltretutto, lui come potrebbe mai sostituirla e con una simile rapidità? Sembra che sia anziana e molto poco attraente. Davvero? Mrs. Doubtfire. Sì? Lei è suo marito. Avrete avuto anche voi i vostri problemi. Ma certo, cara, quale matrimonio non ne ha? Però io dico sempre, i brutti momenti scoloriscono e i buoni momenti restano sempre vividi nella memoria. Sì, mi scusi. Le pare? Questa carne fredda in mano mi ricorda il mio Winston, che riposa in pace. Da quanto tempo lo ha perduto? Saranno 8 anni, a novembre. Come morì? Gli piaceva oltremodo bere. Ah. Fu il bere a ucciderlo. Oh, tremendo, perché era un alcolista? No, fu investito da un camion. Era un camion della Guinness, carico di birra. Oh, che letteralmente sotterrato dalla birra. Oh, poverino, era un uomo talmente buono, mi creda. Un uomo così pio. E nonostante la sua montagna di difetti, cara, lo dico sempre, è meglio un marito manchevole di uno che manca. A che mi serve un marito quando ho lei? Oh, certo, lei non dice sul serio, cara. Beh, però che dolce. Non può immaginare cosa fosse essere sposata con Daniel. Mi dica, cara, cosa aveva di così orribile l'uomo con cui ha vissuto 14 anni? Beh, da principio niente. Era così
romantico, così passionale. Davvero? Beh, sa di Stallone assoluto, cara. Se mi è concesso essere un po' sfacciata, mi dica, com'era lui? Diciamo su una scala da 1 a 10. Oh, beh, quella parte è sempre stata ok. Solo ok? E forse era un Casanova a paragone del mio povero Winston. Che cosa aveva Winston? Oh, cara, l'idea di Winston dei preliminari era: gioia, stasera ci tocca, dai! Fu per la sua spontaneità e la sua energia che me ne innamorai. Davvero? Gli altri che conoscevo erano così organizzati, così programmati. Come me, credo. Daniel invece era stupendamente diverso e buffo. Sapeva sempre come farmi ridere. Io dico, il segreto di un matrimonio solido sono le risate. Ma dopo pochi anni tutto cessò di essere buffo. Perché? Io ero affogata nel lavoro. E lui sempre fra un contratto e l'altro. A stento vedevo i bambini e quelle sere che cercavo di rientrare prima per stare con loro qualcosa andava storto. La casa era un disastro e io dovevo metterla in ordine. Lui non lo sapeva, ma quante notti ho pianto. Fino ad addormentarmi. Davvero? La verità è che quando ero con lui non mi piacevo più. Mi trasformavo in una persona orribile. Non volevo che i miei figli crescessero con una madre così. Quando non sto con Daniel sono migliore. E lui sarà migliore quando non sta con me. Lei ha... Insomma, lei ha mai fatto un discorso serio con lui? A Daniel non sono mai piaciuti i discorsi seri. Io ero convinta che Daniel tutto potesse fare, tranne essere serio. E poi c'ero già io che ero abbastanza seria per tutti. Non ti sporgere! Ecco, con le buone maniere capisci subito. Buon Dio, che finesse! Che meraviglia! Chissà come sarà esclusivo. Ci vorranno le credenziali solo per bagnarsi in piscina. È bellissimo! Oh, Nati! Nessun corpo così esiste in natura. Guarda un po' là. Lidia? Ehi, c'è Stu! Dove? Ah, sul trampolino. Ah, lo splendido abitatore delle palestre. Guarda, Nati, quella si chiama liposuzione. Speriamo che sia blindato. Fantastico, con quell'impatto sì. Poteva lasciarci i suoi gioielli. Su, andiamo a salutarlo. Me l'ha tolto di bocca. Oddio, che razza di... Ciao, ciao. Che bravo. Come siamo carine. Ciao. Ah, sono felice che siate venuti. Oh, a guardarla si direbbe che l'acqua è gelida. Sì, sì. Ma la tua pancia è tutta differente da quella di papà. Beh, non lo so. Oh, Nati, non tutti hanno il massaggiatore a tempo pieno. Beh, ragazzi, avete i costumi? Ve lo fate un tuffetto? Sarebbe più bello. Bene, anche lei, Mrs. Doubtfire. Oh, birbino di un maschiaccio, non c'è abbastanza carne qui per la gioia dei tuoi occhi. No, andiamo, Mrs. Doubtfire, non faccia la timida. No, è vietata la caccia alle balene. Si rivedrebbe l'affondamento del Titanic. Andiamo, Mrs. Doubtfire. No, 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 andate, lasciatemi qui, io mi siedo qui a rosolare. Oh. Difficile avere due colpi di sole nello stesso anno. Ok, beh... Andiamo, ragazzi, è l'ora del bagno. Va, 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 caro. Andiamo? Aspetta. Ah, mi raccomando, Mrs. Doubtfire, qualunque cosa in conto a me, ok? Caro, toccami un'altra volta e t'affogo, bastardo. Me ne starò seduta qui a guardarti insidiare la mia famiglia. Sì, splendida. Come va? Bene. Brava. Oddio, che cosa ci faccio qui? Siamo ai limiti dell'ossessione. Oddio. Thank you.
Va tutto bene, signora? Fantastico. Me ne dia un'altra? Certo. Grazie. Ecco a lei. Salve. Soda con lime, per favore. Offro io. No, grazie. Quattro tè ghiacciati, Todd. E quelli di chi sono? Di Miranda Hiller. Miranda Hiller? Mm-hmm. Una cosa seria. Dai, scherzi, tu, quello che non voleva figli, che non voleva mocciosi, che non considerava le donne con bambini. Beh, la gente cambia, Ron. Sì. Vado per i 40, non voglio passare il resto della mia vita da solo. Questo è un bel bagaglio appresso, tre figli. Sono straordinari e io sono pazzo di loro, specialmente della piccolina, guardala. Dolce, dolce, dolce. E Dio sa se non hanno bisogno di una figura stabile di padre ora. Grazie, Todd. Ma il loro vero padre? Che posso dirti, Ron? Quello è un fallito, mio caro. Fallito? Sì. Signore, io li ho visti. Forse dei contestatari delle cucine. Non gli ha dato mance. Teppisti. Sono scappati da quella parte. Avocado e fuga. Li prendo io, stia tranquillo. Forse è stato un cocco. Fallito. Ah. Cosa ha da guardare lei? Salve, ragazzi. Oggi parleremo insieme di dinosauri. Ed ora ecco a voi dinosauri! Ta, 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 ta. Diamo il benvenuto al re! Da, 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 il Sauro Show! Da, da, da. Ehi, da dove vieni? Oggi ti mangio a colazione. Buon appetito, grazie. E allora, buongiorno, ragazzi. Applauso preistorico. E qui tra noi James Brontosauro! Pam, 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 pam! Mangia la foglia! Din, 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 din! Finché ne ho voglia! Din, 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 din! Bistec no! Pepero! Gradisco il tè! Pum, 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 pum! Ha! Proteici Nix! Non ce la fo! Non ce la fo! Mi estinguerò! Sei in linea, James? Sì, allora, yahoo! L'ora del rap tornante! Sono Dino Rapper. Per adesso mi arrangio finché l'uomo non passa arancio. Poi chissà cosa mangio. E sì, mi interrerò e in pietra mi muterò. E col tempo a galla come uno stronzo ritornerò. Oh, ma che... Di grande effetto, signor Hillard. Ah, io non credevo che ci fosse qualcuno, sa, scherzavo. Beh, c'ero io ed è divertente. Oh, grazie. Potrebbe funzionare. I bambini apprenderebbero divertendosi. Sì, è un po' la mia teoria. Per me si deve... Niente paternalismi. Si deve giocare con loro. Senta, vorrei sapere di più delle sue idee. Delle mie idee? Facciamo una cena di lavoro? Oh, ok. Venerdì sera al Bridge's Restaurant. Ci vediamo là alle 20 in punto. Ci sarò. Pausa, ragazzi. Per 5 milioni di anni. Beh, il nostro primo pasto fatto in casa. Sono un casalingo ormai. Davvero fantastico. Magnifico. Vuoi ancora spaghetti? No, grazie, io sono pieno. Volete un altro po' di pane? Davvero, l'ho fatto io. Cioè, non ho fatto il pane, l'ho affettato e l'ho preparato. Ah, io sì, papà, grazie. La casa è un sogno, la tua cucina è perfetta. Sono orgogliosa di te.
Anch'io, papà. Anch'io. Torno subito. Grazie per aver bussato. Sì. Che miracolo! Guarda qui! Hai trovato qualcuno che ti fa le pulizie in casa? No. Tu? Mm-hmm. Oh, beh. Ciao, ragazzi. Ciao, mamma. Ciao. Sono pronti? No, non siamo ancora al dolce. Hai cucinato? Sì. Cucino, rassetto, cucio, corsi serali di economia domestica. Sono seduto nel primo banco. Sono molto colpita. Davvero? Allora dammi un'altra possibilità. Fammeli tenere anche dopo la scuola. Ma non posso mandar via la Doubtfire, è straordinaria. Oh, su, dai, perché no? È la cosa più bella che ci è capitata. I bambini vanno tutti meglio a scuola. Chris sta andando bene in tutte le materie, sì. Io sono sorpresa di me stessa, ero in casa prima solo per stare con loro, capisci? Va tutto a meraviglia. Oh, beh, sarà, ma sa di troppo bello per essere vero. Già. Io direi proprio quello nero. Mamma, anch'io. Beh, non lo so, veramente. Mrs. Doubtfire? Sì, cara? Ci serve il parere di un'altra donna. Ah, allora sono la vostra donna. Quale? Per quale occasione? Per il mio compleanno. Oh! Stuart mi porta a cena. Oh. Nessuno dei due? Nessuno. Entrambi troppo vistosi, cara. Gridano letto, davvero. Il rosso è il colore delle passeggiatrici, cara. E quello nero è oltremodo corto. Io spero che si depili. Entrambi dicono sono facile. E questo lei non lo vuole. Lei vuole essere il Kilimangiaro per i primi incontri. Inaccessibile. Perché comprare la mucca se vuoi avere il latte gratis? No, troviamo qualcosa di più intonato alla sua età, d'accordo? Qualcosa di meno aggressivo. Allora, vediamo. E questa adorabile tunica? Di gusto elegante. Lei non trova? È vecchia. La indossai per il funerale di mia zia nel 1976. Ma il classico non muore mai, cara. Per me è degno di un revival. Dovremmo anche chiedere ai ragazzi. Va bene, chiediamoglielo. Io sono per quello nero corto. Sì, è più carino quello. Ha sentito? Io sono d'accordo con loro. Bene, tolgo la tunica di mezzo. Mi chiede un consiglio e poi non lo accetta. Non mi riterrò responsabile della sua virtù. Beh, ma sarà là a proteggermi. Ah, sì? Stu ha invitato anche lei e i bambini alla cena. Oh, che cosa simpatica, una bella famiglia felice. Non me la perderai per niente al mondo. Sarà di un divertente inenarrabile. Oh, sono così contenta. E quando avrà luogo l'incantevole serata? Venerdì sera alle 20. Questo venerdì alle 20? Sì, e andremo al mio ristorante preferito, al Bridges. Al Bridges? Sì. Venerdì alle 20. Al Bridges? Scusi? Sì. Al Bridges? Sì, al Bridges. Proprio al Bridges? Venerdì alle 20. Non posso. Perché proprio no? È la serata della tombola. Disdica. Non posso, cara. È il mio turno per estrarre i numeri in parrocchia. Oh, Mrs. Doubtfire, la prego, venga con noi. Non festeggio il compleanno senza di lei. È così importante per me, i bambini, che ci sia lei. Fa parte della famiglia ora. Io non festeggio il compleanno senza di lei. La sua presenza significa tanto per me, i bambini, non è vero? Ci prometto di venire con noi, Mrs. Doubtfire. Bisogna proprio. Chi resiste a quel faccino? Lo prometto. Oh, grazie. Grazie. A lei, cara. Scusi. Si è fatta male. No, niente. Vediamo. Niente. Neanche il maggio. Niente. Proprio niente. Mi dispiace. Il signor Landy è già impegnato per i prossimi due mesi. Senta, in qualunque posto e a qualunque ora. Mi dispiace, non c'è niente che io possa fare. La prego, non posso disdire. Mi giocherei un'occasione enorme. Accetti il mio consiglio. Non disdica. Grazie. Eccoci qui. Ciao. Non dovrebbe coprirsi le spalle, cara. Sto bene. Buonasera, signor Landy. Buonasera. Oddio. Che serata. Mrs. Doubtfire, ma che eleganza. Veramente elegante, venite. Avrete fame, spero.
Buonasera, signor Landi. Sto aspettando una persona, è già arrivata? No, mi dispiace, ancora non è arrivata. Ma sistemiamo subito lei. Fumatori o non fumatori? Non fumatori, la prego. Non fumatori. Tania l'accompagna, tavolo 15. Di qua, prego. Ho prenotato, da Meyer. Sì, signore. Fumatori o non fumatori? Non fumatori. E fumatori! Mrs. Doubtfire, lei non fuma? No, ora no. Ma prima sì. Oh, cara, ho scoperto che il sistema migliore per non ricominciare è avere intorno gente che fuma. E basta che casualmente assuma un tantino di nicotina e quello mi dà una carica pazzesca. Lo so che lei è Mister Salute Benedetto che per me si mette nel periglio. Fumatori. Va bene, tavolo 39. 39. 39, bene, la mia età, che caro. Grazie per aver secondato una signora attempata. Dovere. Vedrai, tesoro, ci sono delle cose buonissime da mangiare qui. Oh, è già incazzato. Mrs. Doubtfire? Cosa? Vuole accomodarsi? Oh, credevo di aver visto Clint Eastwood. Sarebbe stato l'apice della giornata. Così vigoroso. Mi scuserete, porto il mio cappotto al guardaroba. Ma glielo porto io. No, prego, non si preoccupi. Sono in grado di farlo da sola. Va bene, cara. Ma dove sei? Ah, ecco, va bene, grazie. Mi dia anche la sua borsa. Lascia stare. Mi scusi. Oh, mi spiace tanto, cara, c'è la mia medicina. Capisco. Io devo prendere la mia medicina ora. Beh, abbiamo l'acqua qui in tavola. Non tutto si prende per bocca. Mi perdonate, torno subito. Gradisce qualcosa da bere? Oh, sì, un buon chardonnay, vi prego. Li preferisco rossi e potenti. Pronto? Bridges Restaurant, dica pure. Mi chiamo Daniel Hillard. Il signor Landi mi sta aspettando lì da voi. Gli vuole dire che sono un tantino in ritardo a causa del traffico, ma che sto arrivando? Riferirò il messaggio personalmente. Grazie. Spero ti piaccia. Splendido. È stupendo, grazie, non dovevo. Mi sono persa qualcosa? Beh, sì, guardi, questo è il regalo che Stu mi ha fatto per il mio compleanno. Questo meraviglioso giorno. Non trova che è splendido. Ma ti piace, sì? Sì, molto bene. Allora si può metterlo al collo o sfamarci un piccolo strazzo, com'è carino. Così te cade in testa. Mi piace. Mi scappa. Mrs. Doubtfire vuole portarla? No, tu. Vuole lei, cara? Beh, questione di un minuto. Un minuto? Tesoro, vieni. Bambini, guardate quel bel vassoio con i dolci laggiù. Perché non andate ora a scegliere quello che preferite? Okay, così ve lo mettono da parte. Andiamo. Un attimo. Bravi. Torniamo subito. Ecco. Che gingillo di grande effetto le ha regalato. Grazie. Chi fa un regalo così vuole ben più che una parte del suo cuore. È un biglietto d'ingresso. Prego? Oh, sa, caro, biglia in buca. Tira e molla, tappa e stappa. Movimenti di pelliceria, io do a te, tu dai a me. Il mambo orizzontale. Mrs. Doubtfire. Il biscottino intinto. Toccatine maliziose, esplorazioni fatali, un po' di vecchia pratica linguistica. Mrs. Doubtfire, la prego. Oh, caro, mi dispiace, sono stata un po' cruda, scusi. Spero che sia all'altezza del precedente. Come ha detto, scusi? La signora aveva un trapano elettrico nel talamo, un martello pneumatico personale, faceva i buchi nell'asfalto, quello s'accende al calar della luce, cose da mille e una notte. Per reggere certi confronti. Mangi ostriche e paprika. Dopo il divorzio, caro, la trova in crisi di astinenza. Sono stata brutalmente sincera. Oh, mi perdoni. È il vino. Cielo. Torno in un lampo, va bene? Sì. La mia vescichina. Mrs. Doubtfire. Sta entrando in quello degli uomini. Oh, sì, è vero. Dovrò farmi gli occhiali nuovi. Che sciocca. Sì. Ciao, cara.
mi scusi, posso avere un menù? Ma certo, signore. Grazie. Com'è la Francia? La Francia è un paese bellissimo. Grazie infinite. Signor Landi. Oh, salve. Scusi il ritardo. Va bene. Ha avuto il messaggio? Sì, sì, si sieda. Beve qualcosa? Oh, certo, uguale al signore. Oh, va bene. Un doppio Chivas con ghiaccio. Doppio Chivas con ghiaccio. Gliene porti due, così si mette in pari. Due doppi, va bene. Ne bene. Sei vittore di scotch, eh? Dei nostri, allora. Allora, signori miei, avanti tutta. Sì. Sì, tesoro, non ti preoccupare. Allora, se i signori vogliono ordinare. Sì, io penso di sì. Ragazzi, sparate. Non aspettiamo Mrs. Doubtfire? Sì. Ok. Giochiamo allo specchio? Come andiamo qui, signori? Tutto bene? Oh, sì. Sì, un altro. No, veramente io. Grazie. Bene. Allora. Che puoi fare per aumentare l'audience dei ragazzini? Prima cosa, non trattarli con condiscendenza. Sì. Sono personcine, lo show va personalizzato, reso buffo e divertente. Se è qualcosa che piace a te, piace anche a loro, no? Proprio questo mi interessa. Centro. Ma che ne è stato di Mrs. Duffer? Andrebbe al posto del notiziario delle 5. Vuole scusarmi un momento? Ma... Permette, madame? Oh, sì. Grazie, caro. Grazie tante. Grazie. Oh! Mi scusi, signora. Oh, mio Dio! Si è fatto male. Aspettatela! Colpa di te. Mi perdoni. Mi scusi. Venite, va bene. Ecco fatto. Grazie. Grazie. Oh, vediamo. Se vuole ordinare, signora. Sì, sì. Oh, senta... Io vorrei del salmone poché. Sì, signora. E lei, signora? A me del jambalaya, non me lo fate piccante, sono allergico al peperoncino. Non piccante, certo, signore. Non piccante. Cin cin alla vostra. Bene. Oh mio Dio! Sono mortificata. Un momentino. Carpe dentum, raccogli il dente. Permette, ecco, oh, permette che l'aiuti. Cucchiaino, ingegnoso. Cucchiaino. Geniale, così, sì. Ecco. No, aspetta, ecco. Coordiniamo bene. Tutti così, stringiamo. Diciamo, ecco, la grazie. Una scrollatina dopo il bagno, come i cani. Scusi, mi perdoni. Mi scusi tanto per gli schizzi. E niente. Io torno subito. Devo riattaccarla con un po' di adesivo e indica al cameriere pure di salmone, grazie. Pure di salmone. Grazie, sono disolata. Oh, pardon, donne. Oh, non sapevo che fosse occupata. Scusi. Dove sei stato? Mi sono preso la libertà di ordinarti un altro. Bravo! Manda giù. Daniel. Hai messo un profumo da donna, tu? Sì, un po'. E ti metti il rossetto?
Sì. Perché? Trasferito. Trasferito da chi? Qui da una mia ex. È una cameriera. Cameriera? Lavora qui? Ah, sì. Siamo entrati in bagno e lì non l'ha retta più nessuno. Carnivoro. Madrillaccio. Ho la limousine fuori. E la tua amichetta ha un'amichetta. Non mi formalizzo. No, intendo. Dico se ha un'amica amica per me. Chiediglielo. Volo subito. Vola. Forza, vada a guardarla. Dan, ehi Dan. Sì. È pronto l'ordine per il tavolo 39? Calma, faccelo un minuto. Grazie. Lumacone. Bravo, 39. Che se la tenesse per chi era? Pronti gli antipastini per il numero 18. Johnny, togli quei gamberetti, si carbonizzano. E questi al 24, al 24. Forza con quei secondi. Avete controllato il 26? Un'altra installata vista al 15. Jambalaya! Di stecche che t'ho ordinato, con tutta media. Sì, In cosa posso aiutare? Oh, scusa, ma dopo tutti quegli scotch delle pisciate da cavallo da corsa. Daniel. Te? Ma perché, santissimo Dio, ti sei vestito da donna? Oh, porco. Io... per farti conoscere la nuova conduttrice del tuo show. Cosa? Ifigenia Doubtfire, caro. Specializzata nell'educazione e nell'intrattenimento dell'infanzia. Sorpresa! Oh, grazie, grazie tante. Mi sembra grandioso. Dov'è Mrs. Doubtfire? Non lo so, ma spero che dovunque sia stia bene. Cominciamo? Sì, sì, cominciamo bene. Pure. Non vorrei mangiare freddo. Allora, avanti, si mangia. Buon appetito. Allora dimmi, perché questa signora sarebbe una buona conduttrice? È una nonna moderna che sa zompettare, biboppare, rocchettare e rappeggiante. E yo-yo, ma se volete un maglione io ve lo fo. Sta soffocando! Aiuto! Sta soffocando! Qualcuno ci aiuti! Oddio, sta soffocando! Chiamate un'ambulanza, presto! Ho ucciso il bastardo! Sta soffocando! Mrs. Doubtfire, aiuto! Soccorso in arrivo, cara! Mrs. Doubtfire! Pronto, soccorso in arrivo! Arma e soccorso! Fermo qui che tiriamo fuori il rotto! Sta soffocando, aiuti, presto! Dove? Io sono... Un'altra volta! Uno! Due, mi devi aiutare anche tu, eh! Uno! È passato. Va bene, sì. Per un pelo. Sì, Gioia, sono io. Buon compleanno. Daniel! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio!
tempo! Oh, mi dispiace, Miranda, ti prego. Oh, non parlarmi, non toccarmi, sai, non toccarmi! Io devo andarmene, ce ne andiamo subito! Io mi vado, noi subito ce ne andiamo, devo andarmene. Andiamo, per favore. Sì, andate. Mi dispiace, papà. Ciao. Andate. Mi scusi per il pepe, sai, ero fuori di me. Sì. Sì. Ok. Che c'è da guardare? Lo spettacolo è finito. Signora Robinson, ha qualche ultima considerazione? No, vostro onore. Signor Hillard, data la sua volontà di fungere da suo avvocato, a questo punto ha diritto a fare la sua dichiarazione conclusiva. Vostro onore, in questi due mesi io ho trovato una casa, l'ho rimessa completamente a nuovo e l'ho resa ambiente confortevole per figli. Così lei si espresse. Ho e conservo un posto di magazziniere. Perciò mi sono conformato alle sue richieste. E in anticipo. In merito al mio comportamento, invoco l'infermità mentale. Perché da quando nacquero i miei figli, dall'istante che li ho guardati, io ero già pazzo di loro. Quando li ho presi in braccio, ero già steso. Sono prole dipendente, signore. E io li amo con tutto il mio cuore. E l'idea che mi si dica non puoi vivere con loro, non puoi vederli ogni giorno, sarebbe come dirmi io ti tolgo l'aria. Io non vivo senza l'aria e non vivrei senza i miei figli. Io farei qualunque cosa. Voglio stare insieme a loro, è un bisogno irrinunciabile. Siamo una sola cosa. E io sono... E loro sono tutto per me. Hanno bisogno di me come io di loro. Perciò io la prego, non mi separi dei miei bambini. Grazie. Signor Hillard, è riuscito a portare tante persone a credere che lei fosse una donna sessantenne. Non facile impresa. E ora il suo discorso è apparso essere molto sentito e genuino. Ma io lo considero come la straordinaria performance di un dotatissimo attore, niente di più. No, non è così. La realtà, signor Hillard, è che il suo stile di vita negli ultimi due mesi è stato molto poco ortodosso. E io rifiuto di esporre ulteriormente tre creature innocenti alla sua peculiare e potenzialmente nociva condotta. È decisione di questa corte affidare la piena custodia alla signora Hillard. Oddio, no, la prego. Lei avrà diritto a visite sorvegliate ogni sabato. Sorvegliate, sì, signora? Un assistente sociale l'accompagnerà nel tempo che trascorrerà con i figli. Io consiglio un periodo di controllo psicologico e forse di cura per lei, signor Hillard. Riesamineremo questo caso di qui a un anno. Grazie. La corte si aggiorna. Non faccio il bucato, non lavo finestre e non batto i tappeti. Non pulisco vasche da bagno, non pulisco water e non lavo i pannolini. Beh, i miei figli sanno stare sul basino da un bel pezzo. Io non lavo per terra, non pulisco cantine, io non cucino e non leggo libri ai bambini. Ah. Sì. Beh, abbiamo il suo numero. Grazie per essere venuta. Oh. In caso ci faremo vivi noi. Grazie. L'accompagno alla porta. Sì, ecco qua. Prego, arrivederci. Laura, quella spedizione è già stata rimandata tre volte. Hai ragione, sì, ma... però è che... Ascolta, Laura, io non intendo aspettare altri sei mesi. Ok, li chiamerò ancora. Ecco, brava, richiamami. No, ragazzi, vi prego, non siate così depressi. Vedrete, andrà tutto a posto.
Mi manca la sua pasta. A me le sue battute. A me invece le sue favole. Non preoccupatevi, presto ne troveremo un'altra. Ce ne sono tantissime in giro. Sì, ma non come lei. E va bene, lo ammetto. Era molto più bello quando c'era qui lei. La casa era così intima e calda e i letti erano sempre fatti e la cena era pronta. Ma lei non esiste! Noi dobbiamo smettere di parlare di lei come se fosse vera. Ciao, miei cari! Abbiamo un magnifico show oggi. Abbiamo il signor Van Zandt del Club della Sierra che ci porterà degli animali di razze che sono a rischio di estinzione. Sapete che cosa significa, ragazzi? Un momento! Ha detto pupazzi? Oh no, caro! Guardate Kovacs, benvenuto. Prefetto, Kovacs. Prefetto, ciao, lei ha detto estintore, c'è poi già di bruciato, oh, per fuoco qualcosa. Ho detto estintore, ho detto estinzione. E si ha l'estinzione quando scompare la specie di un particolare animale. Oh mio Dio! E questo non ti fa un poco arrabbiare? Mi fa molto arrabbiare. Beh, allora dillo alla non gente. Non arrabbiato, sapete perché? Perché quando c'erano gli simili. Davvero, già nel mondo ce ne sono molto meno di prima. Non ti fa arrabbiare che gli uomini facciano parte di scimmie nei film? Come cita nel pianeta delle scimmie. Appunto. Ma dico, è il colmo, è singhiottare le scimmie. Io sarei più naturale, certo, farei meglio anche di Chanda Melton. Manca solo la statura. Dovresti recitare sui trampolieri. No, oh, quello è di meglio. Senti, ragazzi, mi ragazzi, sta dicendo. La cosa di cui parlare è niente. Questo pianeta non si aggiusta in quattro confronto, sapete? Dobbiamo dirlo dove andremo domani, Kovacs? Sì, sì, loro ci tengono. Domani, ragazzi, noi faremo un viaggio meraviglioso. Ma non occorre che facciate le valigie, perché si viaggia con la mente. Passando per l'Oceano Atlantico andremo in Inghilterra, il paese da dove vengo io. Tu sei venuto di là? Sì, caro, è un paese meraviglioso, tu ne sai qualcosa? Io so che forse è un'isola. È un'isola, caro, è un'isola illustre perché hanno una regina. È un sacco di... E tutta una famiglia reale. Ah, e anche la scala reale, come il poker. Ma certo, hanno un palazzo reale. Ho sentito che qualcuno ruzzola da quella scala. La colpa è dei telefoni sotto controllo. E ora, caro, tu sai quale lingua si parla in Inghilterra? Il pakistano. Oh, in parte è vero, in molti negozi accade. Ma di questo parleremo domani, ragazze e ragazzi. Mi devi un bacino, Kovacs? E io te ne do due. Va bene. Sulla guancia. Oh, va bene. È un mondo di scimmie. Una scimmia. Bene, tutto per oggi. Ciao, ciao. Stop. Basta così? Grazie a tutti. Complimenti, bravo. Grazie. A te. Qua sfondiamo. Sì, grazie. Lo spazio pubblicitario va a Ruba. Sì? Sì. Offerte da Detroit, Cleveland, Chicago, Los Angeles. Oh, e con offerte d'acquisto del programma. Sì. Daniel. Daniel. Sì? Miranda. Posso parlarti un momento? Sì. Vengo subito, aspetta qui. Benvenuta in casa di Ifigenia. Correnti d'aria, però, sai, è carina. Che posso fare per te? Beh, prima di tutto, congratulazioni per lo show. Oh, grazie. Mi dovresti vedere quando sono in costume. Noi, i ragazzi, noi ti guardiamo tutti i giorni. È bello sapere che possono vedermi tutti i giorni. Senti, Daniel, so che ci vorrà tanto tempo per dimenticare tutte le liti e tutte le cose orribili che ci siamo detti. È così difficile. Ma so che in qualche modo tu e io ci riprenderemo, supereremo questa crisi. Ma i bambini... Io non voglio che loro soffrano, no. Che vuoi che faccia, allora? Vuoi che faccia finta che va tutto bene? Mi vuoi col sorriso, con la faccia felice? Gesù, Miranda, mi hai portato via i miei bambini. Ora posso solo vederli sotto sorveglianza. Una donna che vigila su di me mentre sono coi figli, come se fossi un degenerato. Se cerco di abbracciarli, lei si chiede perché.
Sai che significa? Eppure eri lì seduta in tribunale, capivi? E non hai fiatato, hai lasciato che il giudice mettesse quella ignobile sentenza. Ce l'avevo con te. Oh! Ma anche tu mi hai ferito. E tu mi hai strappato il cuore, sei tornata per farlo di nuovo. Mi hai mentito. Senti, Daniel. Cosa? È proprio questo che non voglio fare più. Io non voglio più discutere sulle responsabilità. È da quando è accaduto che cerco di trovarci un senso. E la sola verità che ho trovato in cuor mio è che i ragazzi erano molto più felici quando Mrs. Doubtfire era nella nostra vita. Oh, sì. Lei ha tirato fuori il meglio di loro. E ha tirato fuori il meglio di te. E di te? Sì. Mi manca tremendamente. Cosa dici? I ragazzi hanno bisogno di te. Io di loro. Domani noi avremo Frank, che è un artista del trucco. Oh, che gran bussata alla porta che potrà essere. E avremo abbastanza tempo? Il signor Sprinkles. Salve, signor Sprinkles. Che cos'ha per me oggi? Buongiorno, signora. Ho una lettera di Kate da Youngstown, nell'Ohio. Grazie. È la nuova babysitter. Sì, signora. Su, ragazzi, svegli, vieni, andiamo. Del servizio postale americano. Andiamo. Ricordate, ragazzi, già ne parlo. Andrà tutto bene. Chris, tu mettiti là. Anche voi, su. Papà. Che succede? Sono venuto a prendervi. Vostro padre starà con voi per qualche ora ogni giorno dopo la scuola. Davvero? E i tribunali? Le varie cose legali? Chiedi alla mamma. Ho provveduto io. Non più visite sorvegliate. Basta con gli assistenti sociali. Noi soli? Noi soli? Va a prendere l'orsetto. Prendete la vostra roba, svelti. Va bene. Non vuoi entrare? No, aspetto fuori. D'accordo. Grazie. Cara Mrs. Doubtfire, 2 mesi fa mamma e papà hanno deciso di separarsi. Ora abitano in 2 case diverse. Mio fratello Andrew dice che noi non siamo più una vera famiglia. È vero questo? Ho perso davvero la mia famiglia? Non c'è niente che possa fare per far tornare i miei genitori insieme? Saluti cari, Katie McCormick. Oh, cara Katie. Certi genitori, quando sono in urto, vanno molto più d'accordo quando non vivono insieme. Non litigano continuamente e possono diventare migliori. E mamma e papà molto migliori per voi. Qualche volta si rimettono insieme e qualche volta no. E se non lo fanno, non dartene la colpa. Solo perché loro non si vogliono più bene non significa affatto che non ne vogliano a voi. Esistono tanti tipi diversi di famiglie, Katie. Certe famiglie hanno una mamma, certe altre hanno un papà o 2 famiglie. Qualche bambino vive con gli zii, alcuni vivono con i nonni, altri bambini vivono con i genitori adottivi, altri ancora vivono in case separate, in quartieri separati, in diverse parti del paese e possono anche non vedersi per giorni, settimane, mesi, anche anni a volte. Ma se c'è l'amore, cara, quello è un legame autentico. E tu avrai una famiglia nel cuore, per sempre.
con tutto il mio affetto, bambina. Andrà tutto bene.